studio di Cartaliotta, benvenuti a una nuova puntata di Pungolo Talk. Oggi il nostro ospite Ignazio Soresi, candidato sindaco di Bagheria, o quantomeno candidato alle primarie per designare il candidato delle tre coalizioni che si stanno presentando, ovvero il Movimento 5 Stelle, il Movimento Sud di Chiama Nord e Rete Civica. Il nostro ospite Ignazio Soresi, benvenuto. Grazie a tutti e ben trovato. Allora, intanto da dove nasce questa idea di candidarti e quali sono intanto i tuoi progetti, cosa intendi realizzare per Bagheria? Allora, l'idea di candidarmi è un'idea che è successiva alla prima volta che noi ci siamo incontrati in questa sede. Quando tu mi chiedesti se avevo intenzione di scendere e di fare politica, io ti dissi forse il capo condomino non sono capace di farlo. Quando ci incontrammo, noi ci incontrammo fondamentalmente perché nella mia zona e molte altre zone di Bagheria c'era un problema e i cittadini erano soli ad affrontare questo problema. Ecco, io mi candido fondamentalmente perché sono stato un cittadino solo e vorrei che cittadini soli ad affrontare le problematiche della città, del territorio, quelle istanze che sono state assolutamente non ascoltate, non ce ne fossero più. Cittadini soli, per quanto mi riguarda, non ce ne devono essere. Le istituzioni devono essere in condizione di essere sul territorio e di ascoltarci. Questo è il motivo per cui Ignazio Soresi continua a fare il cittadino, ma lo vorrebbe fare rappresentando un poco tutti. Le problematiche della città sono tante. La prima problematica, quella più importante, è quella di non sapere riconoscere le problematiche e di chiamarle con nome e cognome. Perché chiamando le problematiche con nome e cognome si può imparare o cominciare, questo è già il primo passo per risolverle, non chiamandole con nome e cognome, facendo finta che non ci sono, occultandole, peraltro lasciando appunto i cittadini soli, derisi, quelli che denunciano in questa situazione, rischi soltanto non solo di non affrontarle mai queste problematiche, ma di incancrenirle. Ora è vero che la città non è soltanto problematiche e gestire una città non è una cosa facile perché ci sono tanti momenti di intervento diverso. Uno di questi momenti di intervento, che è quello che mi ha portato in primis a spendermi sul territorio e a poter dire di essere forse in Italia uno di quei pochi personaggi che ha risolto un problema di malamovida sotto casa, ed era malamovida e si chiama malamovida, lo voglio dire a qualcuno che mi ha scritto ma cos'è la malamovida, qualcuno dell'amministrazione, era malamovida. I problemi si risolvono agendo, non facendo finta che non ci sono. Quel problema in questo momento pochino l'abbiamo risolto, grazie a Dio. Questo è un problema di disagio sociale, è un problema di difficoltà di inclusione, è un problema di interessi disattesi. Bagheria non può essere solo un grande immenso appalto pubblico, non può essere un grande immenso cantiere. Bagheria deve ripartire dal sociale, ma ripartire fortemente dal sociale, perché c'è un'esigenza reale. E l'esigenza reale nasce dal fatto che è finito il reddito di cittadinanza, non c'è lavoro. Lo sviluppo di questi cantieri qual è? Che sviluppo sta portando in 5 anni questa tipologia di gestione della città? Chi sta lavorando grazie a questo sviluppo? C'è qualcuno che mi può dire io ho risolto il mio problema, lavoro da 5 anni, da 3 anni, da 4 anni? Io credo che per la Bagheria ci sia un problema serio di disattenzione ai cittadini, ma serio, è inutile che ce la raccontiamo, per me c'è questo. Ecco, questo diciamo che è quello che tu vedi dal tuo osservatorio, sì. Ma alla luce insomma di quelle che sono le esigenze di Bagheria, cosa proponi con il tuo gruppo e cosa proponete, anzi tutti e tre i gruppi che vi proponete alla città per una elezione a sindaco? Allora, come ti dicevo, una delle prime cose è riconoscere il problema. Dopodiché, una delle cose fondamentali è la possibilità di svilupparsi in un'ottica diversa. La città ha bisogno di un piano programmatico di interventi anche urbanistici, ma assolutamente integrati con un occhio al verde, e tutta una serie, vedi qual è la difficoltà. Noi abbiamo avuto dei soldi che vengono dal PNRR, che era doveva creare un momento di sviluppo e di ripresa dopo quello stallo che c'è stato fondamentalmente per il periodo del Covid.
questi soldi sono stati impiegati, secondo me, non sotto gli occhi di tutti, sviluppo ne hanno fatto molto poco. Allora, sviluppo come nasce? Turismo. Ma il turismo non può nascere se tu c'hai il roghi di rifiuti in periferia, la nostra differenziata è a un gran livello, ma la periferia è completamente abbandonata anche da questo punto di vista. La città è la città sicuramente più pulita di sempre, Non c'è dubbio che oggi la città di Bagheria è forse la Bagheria più pulita di sempre. È una città pulitissima, pulita? Forse no, basta guardare una qualunque aiola, un qualunque punto verde. Il rilancio del verde deve essere una cosa primaria, perché là porti lavoro, porti sviluppo. Noi abbiamo una partecipata, l'AMB, che è una partecipata che sta lavorando molto bene, indubbiamente bene. È stata un'intuizione non di questa amministrazione. Questa amministrazione aveva come primo punto nel programma quello di abbattere l'AMB, di eliminare l'AMB. Fortunatamente solo gli sciocchi non cambiano idea e adesso AMB sta lavorando. AMB può portare cominciare a gestire, perché ce l'ha nello statuto, tutta una serie di servizi, anche servizi di rete, che può gestire AMB, e questo significherebbe anche possibilità di assumere e altre cose. La stabilizzazione di molti dei dipendenti comunali è avvenuta solo in questi ultimi tempi, in questi ultimi mesi, addirittura in queste ultime settimane, e abbiamo avuto anche una corsa all'assunzione dei dirigenti. Bene, ecco, questa intanto è sempre l'analisi della situazione. Interverrei. Quali sono intanto le cose da fare? Pino Africano è stato ospite della nostra trasmissione, una delle tante cose insomma che ha detto, lui propone di dichiarare Bagheria come patrimonio dell'UNESCO, le ville, le attività culturali, i beni architettonici, bene dell'UNESCO. Allora, tu devi e cosa proponi invece tu? No, questa è una cosa che, su cui con Pino noi parliamo spesso e volentieri. La valorizzazione del territorio è certamente una delle cose da cui io partirei. Valorizzazione del territorio significa anche questo, lavorare su la gestione dei beni culturali, svecchiare certe gestioni, andare avanti. Ci sono per esempio professionalità che possono essere inserite all'interno di una visione di un certo tipo, e cominciare da quello. Bagheria può e deve diventare terra di turismo, e per diventare terra di turismo ha bisogno anche di questo. Lo sviluppo di Bagheria può essere il Borgo Marinaro. Il Borgo Marinaro ha bisogno di una serie di interventi seri, e bisogna cominciare ad avere il coraggio di riparlare di certe cose, come la parola porto ad Aspra. È una parola che non si dice da un po' di tempo. Perché no? Ma vogliamo andare a vedere, ci sono limiti politici su queste cose, li dobbiamo superare, dobbiamo andare a cercare di superare questi limiti politici. Abbiamo parlato tante volte giocando sulla terminologia con la parola ospedale, ma perché no? Perché non pensare ad un ospedale vero? Ma ci sarebbe anche come realizzarlo. E invece parliamo degli ospedali finti, che non sappiamo neanche quando, come, perché, se, per, bah. Comunque le case della salute, tutti gli altri, insomma, questi sono previsti anche dall'ASPE, anche dalla normativa nazionale. Assolutamente. Non penso che ti posso dire che la casa della salute è la casa della casa di comunità, come quella che si vuole realizzare a Villa Busetta, sono in realtà già due presidi che rispetto all'indirizzo sanitario sono un po' superati. Se tu guardi gli indirizzi sanitari moderni, questi due presidi sono già conglobati in un'unica diversa dicitura, sono già un po' superati, quindi noi stiamo andando a far fronte a dei presidi che sono superati senza avere il coraggio di parlare di ospedale reale, vero. Abbiamo parlato di mercato comunale di raccolta del pesce, del pescato. Quello, al di là del fatto che non è e non potrà essere un grande incremento economico, ma fa turismo. Quello fatto, tu immaginati chi ha la casa vacanza presa ad Aspra e la mattina va giù e vede il pescatore che scende il pesce, se lo compra, poi se lo cucina lui, oppure passa da quello che dice come me lo devo cucinare. Questo fa turismo. Quando non si ha la miopia di riconoscere che queste non sono cose che puoi affidare a quelle piccole illegalità, al rigattiere di fiume, queste sono cose che devi spingere su, devi inquadrarli in un contesto diverso, che non può essere solo il contesto provinciale, perché noi abbiamo 56.000 abitanti, un territorio geograficamente molto vasto, e dobbiamo cominciare a pensare come una cittadina.
non più come un paese di provincia. Io penso che questa fa la differenza. La mentalità deve essere un poco diversa. Io non ho il sangue bagherese, io sono palermitano di origine. Da 28 anni, quindi un po' di tempo, vivo a Bagheria. E io ci ho cresciuto due figli a Bagheria, i miei figli su Bariwot. E io, essendo padre di due Bariwot, mi sento Bariwot pure io, con grande onestà. Vabbè, ma è lo stesso discorso, per esempio, dell'adozione. Ci sono i genitori, diciamo, di sangue, che possono non rispondere a quelle che sono le esigenze di un genitore di sangue, mentre ci sono i genitori adottivi che probabilmente svolgono un servizio migliore, educativo, pedagogico nei confronti dei figli. Quindi questo è un discorso, diciamo, che lascia il tempo che trova. No. Oddio, io credo che sia importante, perché è una cosa che mi sento di ogni tanto, ma sai, tu non sei di Bagheria, potresti incontrare delle difficoltà. E io rispondo, perché? Perché proprio per i valori che tu hai detto hanno un senso e io mi ci ritrovo. I genitori sono quelli che ti crescono, non sono quelli generali. Fondamentalmente può capitare, appunto, nell'adozione che il genitore sia quello. A me, io sono arrivato qua a 27 anni, ora ne ho 55. La maggior parte della mia vita l'ho cresciuta qua. Bagheria mi ha cresciuto, mi ha cambiato, mi ha fatto diventare persona matura. Un'altra cosa volevo dirti, che ci tengo molto sulle prospettive della città, e per la città e le idee che ho io. Noi abbiamo un numero ingente di appartamenti, di case, di aree completamente abbandonate, di cui addirittura non si conosce chi sia il proprietario, dove siano finiti gli eredi. Queste case che stanno lì a infradicirsi, dobbiamo assolutamente andarle a censire, dobbiamo vedere di chi sono, di chi non sono, e dobbiamo eventualmente, come comune, verificare laddove è possibile trovare tutti i finanziamenti per, uno, acquisirle, recuperarle o demolirle, farle diventare patrimonio comunale. E possiamo andare a creare noi una serie di case che poi non sono più popolari, moltissime sono nel centro storico. In questo modo, assegnandole, a volte risolvi anche un problema sociale, perché tu prendi una famiglia da un ghetto che abbiamo creato. È terribile dirlo, abbiamo dei ghetti a Bagheria, ci sono. La prendi, la levi da quel contesto, la metti in un contesto diverso. Ho una famiglia in mezzo a mille famiglie per bene, diventa famiglia per bene. Sicuramente. Allora, io invece vorrei ritornare al discorso politico. Di queste cose ne parleremo, lo abbiamo detto anche in occasione dell'intervista con Pino Africano, perché sono tanti gli argomenti ed è importante che tutti si confrontino sullo stesso argomento, in modo che, insomma, si abbia una visione un pochettino più generale. Andiamo al discorso politico. Quindi domenica prossima ci sarà questa grande assemblea a Palazzo Tutò, dove in pratica dovete dire quelli che sono le vostre, dovete illustrare le vostre idee. A quanto pare sono chiusi ormai i termini per iscriversi ulteriormente, quindi sarete in tre coloro i quali vi presenterete all'elettorato. Quindi Ignazio Soresi per quanto riguarda Rete Civica, Concetta Rotino per quanto riguarda Sud di Chiava Nord e Pino Africano per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Diciamo, tu a chi ti rivolgi? Qual è il tuo elettorato? Quali corde vuoi toccare a Bagheria? Intanto faccio, appunto, una piccola precisazione, che è quella che, come hai ben detto, deve essere chiaro, purtroppo le candidature erano aperte fino a lunedì, da questo momento in poi non sono più aperte. E quindi i candidati siamo nei tre. Io non sono il candidato di Rete Civica, come penso che Pino non sia il candidato del Movimento 5 Stelle, come penso che Rotino Concetta non sia il candidato di Sud Chiama Nord. Noi siamo tre anime, tre facce, tre sensibilità diverse di un'unica coalizione, che è quella che abbiamo creato, che si chiama Bagheria in Comune. Quindi io mi sento in questo momento il candidato di una coalizione ampia che ha anime diverse e sensibilità diverse. Perché ci proponiamo in tre? Perché ognuno di noi ha un modo diverso di voler affrontare questa cosa. E a questo punto introduco l'altra risposta. A quale elettorato mi rivolgo? Io mi rivolgo a quell'elettorato che ha a cuore la città, a quei cittadini che vogliono fare i cittadini. La parola politica, nella sua proprio genesi, nasce da polis, da politico, cittadino,
chi fa politica è e deve essere un cittadino. Forse è un concetto un po' lontano, datato, roba da rivoluzione francese probabilmente, no? I cittadini di Robespierre o quelli di Danton, ma questo è il senso, il cittadino deve assolutamente ritornare ad amare la politica, non a parlarne male, non a pensare che sono tutti ladri o che tutti pensano alla propria poltrona o che tutti pensano alla propria logica spartitoria. Io non ho alcuna proprietà a Bagheria, non ne ho in generale, neanche la macchina è mia, io non ho casa, non ho, ho il mio lavoro e vivo di quello, non ho avuto nessun tipo di qualche multa, questo ogni tanto dal ragazzino mi capita. Questa è la mia esposizione massima. Non sono, i cittadini sono questo, non necessariamente vengono da famiglie intrecciate e che hanno i voti in questo momento. Può darsi pure che il cittadino faccia opinione, riesca a intervenire direttamente sul territorio e a risolvere un problema di quel territorio. Questa è un'esperienza che la si può portare in consiglio comunale, la si può portare in una giunta, perché quando poi si rivolgono a te altra porzione di territorio per affrontare lo stesso problema o un altro ancora, e tu impari a risolvere anche quello, questa è la mia Invece per quanto riguarda la composizione della lista, da chi è formata? Io ho in questo momento solo ed unicamente, purtroppo, cittadini, purtroppo e per fortuna, sono persone che vengono da le varie zone di intervento in cui abbiamo cercato di risolvere le problematiche, hanno dietro tutte quelle persone che si sono rivolte perché magari per carattere o per capacità o semplicemente per empatia si sono rivolte a loro, le riconoscono sul territorio in quell'ambiente e sono solo fondamentalmente cittadini. Devo dirti peraltro che a smontare una delle narrazioni che mi ha fatto tanto sorridere, moltissimi dei miei candidati sono punti di riferimento giovanili all'interno delle scuole di alcuni licei. Moltissimi di sono tutte persone ci nuove sono della politica, assolutamente non ci sono persone sì. che non ci già hanno al momento io non ho nessun altro in lista. Devo dirti onestamente però che ho un'interlocuzione con una serie di persone che si sono già esposte una volta o più volte forse, che hanno una vocazione ambientalista vera, ecologista, con i quali ho il piacere di condividere delle istanze e che mi piacerebbe moltissimo ospitare nella mia lista, perché ritengo che siano valore aggiunto e abbiano una visione del territorio che io da ignorante, perché questo sono, non ho. Ecco, al momento i candidati ufficiali sono tre, più voi che dovete esprimere il sì, vostro rappresentante, diventate quattro e poi ci sarà il quinto che sarà il candidato del centrodestra. Ricordiamo il sindaco uscente Filippo Tripoli a capo di una coalizione insomma di liste civiche, poi ci sarà Mimmo Rizzo, poi ci sarà Rosario Giammanco. Poi il centrodestra abbiamo detto che ancora non ha deciso la persona. E poi quello che esce. Allora, ti volevo dire, Mimmo Rizzo non si candida. Lo ha detto pubblicamente in alcuni post sui social. Lui si candiderà, è vicino quantomeno a una lista di Maurizio Lo Galbo, dice lui. Quindi si è rientrata questa sua candidatura, non è più... Ma non l'ha ufficializzato comunque. No, lui lo ha ufficializzato in un post su... Però l'organizzata forse non l'ha comunicato, vero, hai ragione. Diciamo, io poi l'ho visto sui social, quindi gliel'ho chiesto io personalmente e per questo lo so, ma c'è il post. Però lui effettivamente credo che non abbia fatto cioè, il passaggio canonico della... Io sono fermo a un'intervista che gli ho fatto sì, che lui si qualche mese fa e ha detto che si candidava. Ma questa è proprio, credo che sia di un paio di settimane fa o di una settimana fa questa novità. Diciamo, mi dispiace quasi dirla io, però cioè, è sui social è là. L'altra candidatura è quella del sindaco uscente, chiaramente, ed è una candidatura molto forte perché il sindaco uscente ha tutte le carte in tavola e in regola per fare una candidatura forte. Quando si parla del sindaco uscente che ha tutte le liste civiche, perdonami, non è colpa tua, ma non è esatto, perché intanto in due liste civiche c'è il PD, quindi sono due liste PD, che poi il PD si nasconde all'interno di queste liste,
sono scelte personali che evidentemente... Vabbè, se per questo anche nelle altre liste citiche ci sono esponenti di partiti ben definiti assolutamente dell'arco costituzionale, quindi la lista civica la lista del sindaco non è una lista civica. Base Popolare è una lista nazionale su cui sta lavorando il figlio di De Mita, Giuseppe De Mita, Quagliarulo e tutta un'altra serie di personaggi di cui, tra le altre cose, è fondatore Filippo Tripoli. È uno dei fondatori di questa lista Base Popolare. Senza le persone che possono, come dire, interloquire, questo discorso lo rimandiamo alla prossima intervista. Ma questa è posto invece mi interesserebbe sapere, ieri Pino Ficano diceva che si punta al ballottaggio. In modo tale che i partiti che verrebbero esclusi farebbero fronte comune per contrastare Filippo Tripoli. È la stessa tua idea? Ma io veramente, onestamente, devo dirti la grande verità. Io mi auguro di smuovere talmente tanta opinione, non lo dico con presunzione né con supponenza. È chiaro che il sindaco è fortissimo, non c'è dubbio. E allora io mi auguro, intanto credo anch'io che lui non arrivi a vincere al primo turno, ma qualora dovessi essere io il vincente della coalizione, io penso di poter smuovere opinione a tal punto da potermela discutere fino in fondo. Okay, anche attirando eventualmente il consenso di altre liste che sono lì e vorrebbero vedersela fino in fondo. E allora, nei prossimi giorni ospiteremo anche gli altri candidati sindaci, in modo tale che offriamo un servizio alla cittadinanza per conoscere, insomma, le persone che si propongono per guidare questa città per i prossimi 5 anni. E stiamo organizzando anche con Franca Liotta, che ci ospita qui molto gentilmente, anche un incontro poi plenario di tutti i sindaci. Molto bello. E non lo faremo naturalmente qui perché vogliamo che ci sia anche il pubblico, lo faremo in un locale pubblico, stiamo già organizzando il tutto, però aspettiamo le candidature ufficiali. Mi rendo conto che ancora è presto, perché se è vero come è vero che le amministrative saranno insieme con le europee per le election day di quest'anno, e allora probabilmente se ne riparlerà tra qualche mese, però siamo sempre aperti per ospitare anche una seconda, una terza volta i vari candidati sindaci. Grazie per l'ascolto, l'appuntamento è rinnovato alla prossima trasmissione, sempre qui da Cartariotta in via Diego D'Amico a Bagheria. A voi se ci avete sentito, buonasera. Grazie.